anno dal progetto per quanto riguarda l'autismo, qual è il bilancio proprio in termini di valutazione? Ah, noi siamo il progetto, avevamo degli obiettivi ambiziosi, 3 anni di coinvolgere più di 300 famiglie nei percorsi. Il primo anno, diciamo, che oggi siamo, mostreremo, siamo più che soddisfatti, abbiamo più superato le 100 famiglie previste, sono 120 famiglie, diciamo, coinvolte nel percorso di valutazione e trattamento riabilitativo tramite le tecnologie, più tutte quelle che sono i ragazzi coinvolti nell'attività di inclusione sociale, che oggi presenteremo un video, le attività svolte dalle cooperative che sono coinvolte nel progetto. Quindi una grande soddisfazione per noi oggi parlare di numeri, di report, di risultati a un anno di attività. Ne rimangono altri 2, quindi abbiamo ancora tempo per fare ancora meglio. Tra l'altro, questo che significa in termini, cioè tecnologia, CNR, problema autismo, cioè sono dei ponti che si creano tra queste realtà e che possono dare, anche voi potete dare come CNR un grosso supporto in questo senso. Noi ci occupiamo di ricerca clinica e riabilitativa, quindi diamo un supporto per supportare quello che sono le cooperative sociali, le attività in quest'ambito. Qual è la cosa, diciamo, più positiva secondo lei che in un anno è stata realizzata? La cosa positiva sono il numero di famiglie coinvolte, che è veramente notevole e quindi ci consentirà di dare una risposta a Messina e un po' a tutta la provincia. E rispetto al problema, secondo lei che cosa si è capito rispetto al passato? Ma si è capito che c'è una forte necessità di attività che coinvolgano gli adolescenti e i giovani adulti. Questo è completamente assente generalmente nelle città, si dà molta attenzione ai piccolissimi, nelle prime fasi dello sviluppo, dà molta attenzione nelle fasi, diciamo, subito all'inizio della scuola, c'è un grande interesse, no? Però poi un po' vengono abbandonati i ragazzi quando diventano più grandi. Ecco, il nostro progetto Interpares sta proprio nel nome di essere fra pari e quindi, indipendentemente dall'età, coinvolgere in un percorso di inclusione sociale e prelaborativa. Il compito della cooperativa Audace era quello di curare le attività inclusive di tipo sociale e sociolavorativo, per cui abbiamo, dopo un'attenta valutazione cognitivo funzionale dei partecipanti che sono stati profilati sulla piattaforma, abbiamo predisposto per loro dei percorsi personalizzati. Li abbiamo inseriti in 3 ambiti, in un social club, una sorta di centro socio-ricreativo, insomma, dove frequentano, una tenuta dove coltivano degli ortaggi e un laboratorio di ceramica, un laboratorio di produzione di manufatti in ceramica. Questo significa molto per i ragazzi, diciamo, che soffrono di questo problema, lo spettro autistico. Che cosa significa poi questo tipo di attività per loro? Ma la presa in carico di un soggetto autistico non si può semplicemente semplificare alla terapia classica, occorre anche integrare attività inclusive che consentano loro di dare dignità, riconoscimento, autostima, e quindi questa esperienza per loro sicuramente risulta gratificante, ma lo vediamo anche attraverso il loro umore e anche il numero dei comportamenti di problema che sono caratteristici di questa patologia, che si contraggono in maniera significativa. Quindi molto si può fare in termini, cioè avete visto dei progressi in questo anno in termini proprio terapeutici? Noi siamo convinti che il futuro sia anche questo, e la comunità deve essere tutta coinvolta nell'accogliere i ragazzi a tutti i livelli e devono vivere la comunità, perché quel pezzo di vita di comunità è un pezzo di terapia. Il progetto prevede 60 tirocini extracurriculari con una borsa mensile per i giovani coinvolti nel progetto, saranno incentrati su attività abilitanti per il lavoro e serviranno per mettere in condizione i giovani di acquisire competenze da spendere successivamente in un posto di lavoro.